Salve a tutti ragazzi, bentornati nel canale di ToxicGamer88. Oggi siamo qui con una nuova mega serie da panico su Fallout 3. Allora, cominciamo subito. Adesso ci sarà l'intro. Voglio regolare un pochettino l'audio. Sto utilizzando anche un nuovo programma di registrazione, si chiama OBS. Aumento le voci soltanto dei personaggi, degli effetti, la radio va bene così. Difficoltà normale, ve lo faccio anche vedere. E si comincia ragazzi con questa nuova serie. Mind dreaming only I La guerra. La guerra non cambia mai. Sin dalla comparsa dell'uomo sulla Terra, quando i nostri progenitori scoprirono il potere omicida di pietre e ossi, è stato versato sangue in nome di Dio, della giustizia, anche solo di un semplice momento di rabbia. Nell'anno 2077, dopo millenni di conflitti armati, la natura distruttiva dell'uomo era arrivata alla saturazione. Era semplicemente il preludio di un nuovo, sanguinoso capitolo della storia dell'umanità. Perché l'uomo era riuscito a distruggere il mondo. Ma la guerra. La guerra non cambia mai. Quando tutto ebbe inizio, in migliaia conobbero la salvezza dagli orrori in enormi rifugi sotterranei chiamati Vault. Tutti tornarono in superficie. Tutto quello che trovarono fu una zona contaminata. Tutti, eccetto chi aveva vissuto nel Vault 101. Dal giorno in cui era iniziata la pioggia di fuoco dai cieli, la massiccia porta di acciaio del Vault 101 si chiuse e mai più si riaprì. È qui che sei nato. Ed è qui che morirai. Perché nel Vault 101 nessuno può entrare e nessuno può andar via. Perfetto, dopo questa bellissima presentazione di questo splendido GDR in un mondo post-apocalittico della Bethesda Studio, prepariamoci a nascere e a creare il nostro alter ego.
Fatemi sapere se il gioco lo conoscete, se vi piace, perché faremo tantissime missioni, sarà veramente Sei una maschio mega o serie. femmina? Allora, ragazzo, cercherò di velocizzare il Sei più maschio? possibile. Un maschio? Abbiamo un figlio, Catherine, un bellissimo e sano bambino. Oh, James, ce l'abbiamo fatta. Un figlio, il nostro splendido bambino. Hai un futuro davanti, figliolo. Lo so di sicuro. Beh, in Ma un porta mondo di pazienza, devastazione e dimmi. morte, la vedo Certo, dura. sono tuo papà, cucciolo. Papà, ti servirà un nome, vero? Tua madre e io abbiamo parlato molto. Che ne dici se... Allora, visto che siamo in un mondo post-apocalittico, lo chiamiamo Bubbone. Avevo già provato a registrare questo titolo, però con Action Mirillis non mi registrava. Adesso voglio vedere se riesco a registrarlo con OBS. E È un poi fenomeno? Ti sta vediamo il da bene? farsi. Sembra che abbiano finito la proiezione genetica. Vediamo come sarai da grande. Ok, qui facciamo una cosa veloce veloce. Preimpostato, mettiamo N1 tipo così. Farò quello che avevo fatto prima. Allora, il naso glielo facciamo lungo lungo. Così. Mamma mia, cosa brutta. Va bene così. Una cosa proprio veloce, ragazzi. Facciamolo strano. Mamma mia. Ok, no, no. Mamma mia, proprio terribile. Facciamolo così. Tanto poi alla fine ci metteremo un casco. Sopracciglia. Mamma mia. Vediamo qui. Tipo sorpreso. Non sorpreso. Sorpreso. Non so. Ok, così sembra che ha avuto un attacco epilettico. Così cattivo. Ok, sembra un alieno. Bocca. Va bene così. Mascella, mento. No. Ok. Colore occhi. Facciamo verde. Un verde che non lo vedo. Tono, vediamo qui cosa. Ombra chiara. Mamma mia il colore. Lo facciamo tipo anemico. Orbita. Così, che sembra che si sia fatto di droga. Sopracciglia più scure. Labbra. Vabbè. Va bene così. Dai, lo facciamo proprio una cosa terribile. Andiamo avanti. Taglio dei capelli. Ne avevo scelto uno. Così. Lo lasciamo così. Colore baffi. Colore capelli. Lo facciamo proprio così, un verde più sul. Ok. Barba e baffi, adesso qui ci divertiamo. No, no, no. Ne avevo trovati un paio, ragazzi, veramente. Cioè, così. Dov'era? Baffi e basette. Ok, fatto. Sì. Non ci ho Assicurerai perso molti tanto cucci, tempo, l'ho fatto per vero, voi. Catherine? Almeno è un qualcosa di Che diverso. ametto! È un grande mondo là fuori, figliolo, pieno di gente di tutti i tipi. E tu? Che persona sarai? Un pezzo di Sì. merda. James, Catherine! c'è Hai un qualcosa. arresto C'è cardiaco! qualcosa Inizia la che. compressione! Porta fuori il bambino, forza! Uno, mille. Due, mille. Forza! Aspetta, Catherine, aspetta! E ci siamo asciugati la mamma. Fuori uno. Poi migliorerò anche il comparto grafico. Anche qui sento voci in inglese, ma dettagli. Perfetto, adesso faccio un salvataggio, ragazzi. Controllo se ho registrato.
Ce la puoi fare. Ci vediamo dopo. Ragazzi, rieccomi. Il programma registra veramente bene. Per essere un programma free. Non mi dà problemi di lag. Ho aumentato ancora la registrazione. Andiamo dal nostro papà. Vediamo. Guarda un po', santo cielo. Hai un anno e già cammini da professionista. Tua madre sarebbe stata molto orgogliosa. Ascolta, Pulce, so che non ti piace quando papà va via, ma devi stare qui per conto tuo un attimo. Stai qui mentre papà lavora in ufficio. Si è preso in giro, si è chiuso in una gabbia, padre bastardo di merda. Però, come avete visto, noi avevamo la bocca larga nel momento di creazione del personaggio e adesso abbiamo il nostro papà alla bocca larga come tratto genetico. Ok, adesso andiamo qui. Ci sono gli special. Dada. Forza. Leggeteli voi questi, ragazzi, perché se cominciamo a leggere tutto sarà un gameplay infinito. Già sarà infinito perché faremo mille missioni. Forza. Percezione. Anzi, ve lo faccio leggere due secondini. Voi stoppate il video. Endurance, la resistenza. Carisma. Intelligenza. Agilità. E fortuna. Ok, adesso abbiamo 5 punti da spendere. Li spreco uno in intelligenza. Poi uno in forza glielo vorrei anche buttare, però preferisco fare percezione per le armi da fuoco, almeno credo sia così. Carisma abbastanza utile. Fortuna non so se spenderci punti, però in agilità glielo voglio mettere, anche in resistenza. Va bene così, dai, equilibrato. Ok. Esci dal box, siamo usciti. Adesso andiamo qui. Allora, con Action Mirillis mi si bloccava non appena arrivavo in questa fase. O anche con altri vecchi salvataggi. Però adesso non mi dà questi problemi. Ti piace esplorare, vero? E io che cerco sempre di rinchiuderti. Che padre di merda. Voglio mostrarti una cosa. Vedi? Era il passaggio preferito di tua madre. Viene dalla Bibbia, Apocalisse 21:6. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Le è sempre piaciuto. D'accordo, forza, andiamo a vedere se la tua amica Amata vuole giocare. Andiamo a stuprare Amata, la nostra futura Batgascia del Volt 101. Voi fatemi sapere che comportamento volete che metta in pratica. Aggressivo, malvagio oppure buono. Stanley, hai acceso la luce troppo in sé. Ora non ci vede. Buon compleanno! Riesci a crederci? Cresce così in fretta. Oh mio Dio, la nonna! Non riesco a credere che hai già 10 anni. Sei il mio orgoglio. Complimenti, ragazzo. Non devo dirti che questo è un giorno speciale, giusto? Qui, nel Volt 101, a 10 anni si è pronti ad assumersi le prime... Ma non era 18! Sfruttamento minorile. Come soprintendente, ti presento il tuo personale Pip-Boy 3000. Devi prenderci confidenza. Ficcatelo su per il culo. Ti sarà assegnato il primo lavoro. Pezzo di merda, figlio di puttana. Si hanno 10 anni una volta sola. Anche 11, 12. Io ricordo che i 18 anni le festeggiai 3 volte di fila. Ho fatto 18, poi 18 e poi di nuovo 18. Buon compleanno! Ti abbiamo fatto una magnifica sorpresa, vero? Tuo padre aveva paura che ci avessi scoperti. Ma gli ho detto di non preoccuparsi. È così semplice fregarti. Battona. Ok, però ora facciamo i buoni. Di niente, ma in realtà ha fatto quasi tutto tuo papà. Io ho solo aiutato con gli addobbi e tutto il resto. Ehi, scommetto che non indovini il mio regalo. Forza, indovina. La patata! Ah,
Sapevo che ti avrei fatto una sorpresa. Chi è il tuo barbaro preferito? Esatto, Grognak! Numero 14 con tutte le pagine. Mamma mia, era quello che avevo sempre desiderato. Mio padre. Te lo immagini a leggere i fumetti? Immagino che tutti abbiano avuto 10 anni. Bene, è meglio se torni dai tuoi ospiti. Ci vediamo dopo, d'accordo? Buon sì, compleanno. E mi darai la patata, giusto? Buon compleanno! Ho 10 anni, sono maggiorenne, voglio scopare. Ok. Salviamo. Ok, mettiamoci... Qui va bene, dai. Qui chi c'è? Buon compleanno, figliolo. Agente Gomez, ubriacone di merda. Buon compleanno. Per ora noi facciamo i buoni. La festa? A 10 anni, non riesco a crederci. Sembra solo ieri che... Mamma mia, sembri una torta di merda. Santo cielo, ascoltami. Stai aspettando il tuo regalo, no? Facciamo proprio i fessacchiotti. Accidenti, a 10 anni non ti piacciono i regali. Ma nemmeno la tua faccia di merda, stronza. Anni. Santo cielo, c'era un sacco di gente nel volt allora. Mamma mia. Non come oggi. Oggi ci sono pochi giovani. Ma io sono di nuovo qui a brontolare e tu mi ascolti. Se non ci danno la patata come ecco, ci accoppiamo, scusate. Un bel rotolo dolce che ho preparato per te stamattina. Ed è tutto per te. Non devi dividerlo con nessuno. Mamma mia, sparatemi se devo diventare così brutto. Andy, aspetta. Oh mio Dio, Andy. Figlio di puttana. Buffy Boy. Cos'è? Uno dei modelli 3000. Ti piace quel Pip Boy, figliolo? Funziona bene e tutto il resto? Facciamo però sempre i buoni, sì. Uscendo da qui. Deciderete voi, ragazzi. Sia piuttosto rudimentale, ma io amo la loro affidabilità. Farò pochi tagli, ragazzi, perché ci sono molti dialoghi. Io farò qualche battutina, perché è un titolo che mi ispira allegria. Cioè, tutta questa desolazione... Lascia perdere. Oh, sì, quasi dimenticavo. Buon compleanno. Non è molto, ma spero ti piaccia. È un titolo che è proprio bello. Cioè, quando... piace, cioè, io no, nel mio canale non farò giochi mainstream. Ho fame, e quello stupido robot ha distrutto la torta. Dammi quel rotolo dolce che hai preso dalla signora Palmer. Brutto figlio di puttana. La signorina Palmer ha detto che non dovevo dividerlo. Chi parla di dividere, idiota? Lo voglio tutto per me. Ora mi vuoi dare quel rotolo dolce o devo darti un pugno sui denti? Mamma mia, lo posso picchiare? Ok, noi siamo dei pezzi di merda, noi... Cioè, potrei anche sputarci. Ah sì? Vedremo. Papà, ci ha detto di non essere troppo formale. Non posso picchiarlo. Figlio di... Butch, cosa stai facendo? Lascialo in pace. Stai bene, figliolo? Non ti ha fatto male, vero? Ascolta, Butch, non credo che il suo braccino sia abbastanza forte per sollevare quel Pip-Boy. Grazie per essere venuto, sicuro che Stanley. Ti pentirai di avermi provato. So che avevi da fare allora, con il purificatore sì. Che dovremmo chiamare. Ok, andiamo da Gomez. Spero che Butch non ti abbia fatto del male. Vuoi dirmi com'è andata? La verità. Perché quel piccolo, scommetto che ha iniziato lui. Ha creato solo problemi da quando è nato. Uccidiamolo. Lascia fare a me e lascialo stare. Andiamo, Wally. Hai sempre un'ottima certo, idea. Lo manderò giù. Ehi. Era Jonas sull'intercom. Lui e io ti abbiamo fatto una piccola sorpresa. Yeah, Jonas la sorpresa. Ti sta aspettando giù a livello reattore. Vai. E non credere che a qualcuno dispiacerà se ti assenti per qualche minuto. In poche parole, il nostro padre ci ha detto, anche se ti assenti non gliene frega a nessuno dei tuoi 10 anni. Buon compleanno, tesoro. Santo cielo, spero di non essermi persa la festa. Mamma mia, gli hanno incollato i capelli sulla testa. Certo che sì, santo cielo, già 10 anni. Mi ricordo che aiutavo tuo papà a cambiarti i pannolini. E a farci dei pompini che tu non immagini. Sei grande, hai già 10 anni e il tuo Pip-Boy personale. Dato che si tratta di un'occasione speciale, sai cosa ho fatto? Ti ho scritto una poesia, solo per te. Cioè, spero ti piaccia. Una poesia a 10 anni, cioè sparatemi sui coglioni. Facciamo i bravi. Certo. Ora vai, tesoro, e goditi un meraviglioso compleanno. Cioè, a 10 anni...
Qualsiasi bambino vuole un giocattolo. Qualsiasi. Un videogioco, un giocattolo, anche un orsacchiotto, quello che volete. Ragazzi. Comunque, che problema ha Butch? Non posso credere che abbia cercato di fare una rissa alla tua festa di compleanno. Che deficiente! Allora ragazzi, ho avuto un piccolo problema, mi si è ribloccato di nuovo il gioco, non riesco a capire il motivo, quindi ho ricaricato da questo punto, avevo dimenticato di parlare anche con questa testa di cazzo, quindi... Dio, è davvero un deficiente. Bene, si può sempre contare sul fatto che Butch si renda ridicolo, capito? Ok, parliamo con nostro padre, veloce veloce. Tutto bene? Butch ti sta di nuovo dando fastidio. Avrei preferito non invitarlo, ma non ci sono molti bambini della tua età nel Vault. Comunque dovrai imparare a fare i conti con i bulli. Il mondo è pieno di gente peggiore di Butch. In poche parole nostro padre ci sta dicendo rompiamoci il culo. Forza, scommetto che c'è qualcun altro con un re. Mi stai divertendo? Ok, adesso ho risalvato con il salvataggio rapido, così se si frizza posso riprendere. Spero che apprezzi gli sforzi che ha fatto Amata per questa festa. Sembra davvero che tu le piaccia, per qualche motivo. Per il mio... cazzo. Non ti affidare troppo alla sua amicizia, giovanotto. Sono il soprintendente e sono a capo di questo Vault e di chi ci abita. Un dittatore, in poche parole. Ok. Ora vai a divertirti. Ti stai divertendo? Allora, come grazie per dovremmo chiamare la nostra banda? So che avevi da fare un nome purificatore idrico. Va tutto bene, spero. Ok, adesso dovremmo... Non c'è da preoccuparsi. Chi vuole andare in giro tutto il giorno a farsi chiamare l'abitante del Vault? A volte ti sta piacendo la festa. Adesso ci salutiamo, ragazzi. Voglio sistemare poi il fattore... Davvero? Che splendore. Che... Freezer, il nostro Freezer. Chi è il capo della banda, tu o io? Non grazie. Se ne parla. Lo manderò giù. Voi fatemi sapere la vostra. Era Jonas sull'intercom. Lui e io ti abbiamo fatto una piccola sorpresa. Jonas ti sta aspettando giù. Ok, questo già l'avevamo letto. Sono felice che tu ce l'abbia fatta. Sono felice di essere qui. Parliamo veloce veloce con lei. Buon compleanno, tesoro. Velocizzo perché già l'avete visto. Ok. Certo. Il contatto con i giovani. Quindi ragazzi, questo era il primo episodio di Fallout 3. Abbiamo fatto poco, però il tempo è quello che è. Adesso sistemerò il fattore freeze e noi ci vediamo con il prossimo video. Fatemi sapere la vostra. Ciao a tutti.